Ciao a tutti ragazzi, qua il vostro Gabriel. Oggi siamo su FIFA e su una nuova serie. Volevo portarvi una carriera fatta con il mio grandissimo Milan, che ultimamente sta facendo abbastanza schifo. Come vedete sto parlando in italiano, a differenza degli altri due componenti del gruppo. Questo perché abbiamo deciso di dividere i video, quindi Marco e Andrea li faranno in inglese e io in italiano, per la parte di pubblico che ci segue in italiano, ovviamente. Come ho detto prima, farò una carriera con il Milan. Vedremo di portarla agli antichi fasti di una volta, magari vincendo qualcosina. E mi concentrerò soprattutto sui giovani, lo dico dall'inizio. Spero che vi piaccia questa serie, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like per far continuare questa serie. Il video introduttivo è finito, ci vediamo a carriera. Ciao ragazzi! Eccoci qua ragazzi nella carriera con il Milan. Allora, questa è la formazione titolare e devo dire che bisogna metterci mano, perché è abbastanza, fa abbastanza cagare. Il mio obiettivo è qualificarmi in Champions League e ce la possiamo fare, diciamo, dai, ce la possiamo fare. Vediamo subito di vendere qualcuno. Possiamo dare in prestito Felicioli, diamo 2 anni, visto che ha 17 anni. Calabria, anche lui penso che cresca molto. Abbiati penso che ormai possa anche lasciarci, perché 37 anni ha. Anche Alex, 33 anni. Sì, lo vendiamo anche lui, dai. De Sciglio, questo, boh, una meteora, cioè. Iniziato bene, mi sta facendo cagare molto. Poli, direi proprio di venderlo. Cuco, questo è un trattore, fortissimo questo. Ora cerco qualche giocatore da comprare e dopo lo faccio vedere. I giocatori, sia chiaro. Ecco qua, allora, il primo acquisto che voglio fare è N'Golo del Basilea. Penso che ormai lo conosciate tutti su FIFA. È 18 anni, è un attaccante, cresce tantissimo. E si aspettano 15 milioni, quindi diciamo 10 milioni gli diamo, dai, e muti. Dopo ho addocchiato un certo Ruben Neves, un centrocampista difensivo del Porto, da 18 anni, e penso che sia un ottimo giocatore. 8 milioni e facciamo un'offerta. Ok, andiamo avanti. Comunque sto facendo crescere un po' di giovani, i migliori secondo me. Donnarumma già cresce, bravissimo. Basilea vuole 15 milioni, quindi gli darò 13 milioni. E ho fatto un'offerta per 8 milioni per Ruben Neves. Secondo me sono 8 milioni ben spesi per il futuro. Facciamo una rosa che siamo contro Crystal Palace. Bacca ovviamente non c'è. Mettiamo Buonaventura al posto di Poli, che è Menez al posto di Boateng, e al posto di Bertolacci mettiamo Mauri. Ok, simuliamo la partita, vediamo. 0-0 anche qui. Intanto potremmo essere fuori se non vinciamo contro lo Swansea. Basilea ha accettato i miei soldi. Quanto ho offerto? 13 milioni, vuole 50.000. Minchia, metto giocatore importante. Secondo sto qua lo userò molto. Anche Ruben Neves ha accettato. Quindi il primo acquisto del Milan è Ruben Neves, un centrocampista difensivo. Quindi abbiamo bisogno di un terzino destro. Sarei propenso a prendere Bellerin dell'Arsenal, quindi direi di fare un'offerta per 5 milioni. Vediamo cosa ci rispondono. Visto che avevo detto all'inizio che è una carriera centrata sui giovani, andiamo subito in staff primavera. Vediamo chi c'è da assumere. Non ci sono serbatori da 5 di esperienza e 5 di giudizio. Per intanto possiamo prendere questo Daniel Amara. Vediamo la prossima partita. Questa dobbiamo vincerla per passare, se no iniziamo nel modo più schifoso. Vara, N'Golo accettato, perfetto. Quindi abbiamo ancora 16 milioni e dobbiamo vendere tanta gente. Simuliamo questa partita, speriamo di vincerla, perché sennò so cazzi. Ma c'è, cioè, secondo minuto Fer, ma che Buonaventura ha pareggiato nel frattempo. Non capisco il rigore al secondo minuto, cioè cos'è? Attenzione, entra N'Golo, chiama Montolivo che fa gol. Dai ragazzi, teniamola. Bravi, una vittoria che ci serviva come il pane. Raggiungiamo la semifinale
Eccola qui, per Gianfilippo Felicioli, sì. Prestito al Sonderische Menez, 13 milioni dal Chelsea. Facciamo una controfferta. Offerta accettata per Menez, 17 milioni nelle nostre casse. Perfetto. Siamo in semifinale contro il Bayern Leverkusen. Non gioca neanche Çalhanoğlu, neanche Bellarabi per intanto. Speriamo. Tanto già due ammoniti per loro e c'è anche il gol da parte loro. Ecco il 2-0, aia. Appena detto, Çalhanoğlu entra, ci purga. Menez, che non riapre. Ah, purtroppo finisce qua la nostra avventura. Tanto l'Arsenal ci continua a rifiutare la nostra offerta, che sarà 10 milioni. Abbiamo venduto Menez e ci hanno fatto un'offerta per Alex. Faccio un'offerta per intanto. Proviamo un 5 milioni, ma magari Poli possiamo aggiungere. Tanto non ci serve, abbiamo già un centrocampo buono. L'hanno rilanciato a 4 milioni e 6. Quindi direi che è perfetto. Accettiamo la loro offerta per Alex. Abbiamo venduto Alex. Attenzione, 14 milioni accettati per Zuma. Per Diego Lopez, 8 milioni e 5. Buono, per un portiere di 33 anni, perfetto. Bellerin continua a rifiutare. Vuole soldi questo stronzo. 110 ti va bene? 110.000? Cioè, minchia che stronzo. Nel prossimo video vedrete tutto il mese di agosto, che si entra nel vivo del mercato. Questo episodio è finito, lasciate un bel mi piace, condividete con i vostri amici. Qui è tutto, bye.